Il giorno dopo invece gli scontri e le proteste di piazza davanti a Montecitorio si cerca di capire la composizione di quella rabbia. Il ministro dell'Interno Lamorgese, non esiste una regia unica. Allora Massimo Veneziani, poi l'intervista di Marco Cosenza all'uomo che ieri in piazza era vestito da sciamano. Distinguere i lavoratori da chi fomenta l'ira. Un invito che arriva dal Ministero dell'Interno il giorno dopo gli scontri a Montecitorio durante la manifestazione del movimento Io Apro. Ristoratori ambulanti, partite IVA. E io ritengo che ieri ci sia stato delle forme inaccettabili di violenza anche nei confronti delle forze di polizia e su questo noi dobbiamo assolutamente essere vigili, pur comprendendo il senso di disagio che oggi i cittadini stanno vivendo. La geografia del dissenso allarga sempre più i suoi confini, abbraccia la classe media, pronta a incendiarsi se a soffiare sulla rabbia ci sono realtà infiltrate nella protesta. Era successo a ottobre scorso a Napoli con la camorra nei cortei. Fonti della questura confermano la presenza ieri di militanti del movimento di estrema destra a Casa Pound. I saluti romani non sono certo mancati. Negli episodi di ieri non c'era assolutamente una regia unica. Voglio precisare che di manifestazioni da ottobre ad oggi ce ne sono state circa 2.500 e soltanto in una cinquantina di casi ci sono stati interventi anche da parte delle forze di polizia per contenere gli eccessi. Il dissenso ha tante facce. Ieri c'era Enrico Montesano, attore No Mask, i rappresentanti di Italexit, partito guidato dal giornalista senatore Gianluigi Paragone, che chiede l'abbandono della moneta unica. C'era Vittorio Sgarbi in rappresentanza di se stesso. Poi gli scontri. 7 persone identificate, un ispettore contuso, un funzionario della Digos ferito alla testa.